capita sempre di farli. Oggi mi sento un po' come se fossi tornato indietro, cioè quando non ero io a fare gli esami, ma l'esame lo devo subire. Ed è un esame difficile, perché è un esame di quelli che non ammette riparazione a settembre. Io faccio parte di questo popolo della voce, nel quale si può dire che sia nato, sono cresciuto, nel quale ho condiviso tutto. È inutile che io possa fare diretti con voi, perché tantissimi di voi mi conoscono da una vita, questo è un punto segnale per quanto riguarda l'anagrafe, però sapete benissimo che potrei mettermi qui ad essere patetico e ricordare, non so, il montaggio e lo smontaggio delle righe, l'organizzazione delle riunioni, non lo so, la pulitura della palestra. Non lo faccio, ce lo siamo, e dico semplicemente che io sono fiero di far parte di questo popolo della Vox, di essere nato dalla pancia della Vox ed essere tutto sommato uno di voi, fino a quando renderete opportuno che io sia uno di voi. Quando ho deciso di fare questo passo, che è un passo ovviamente importante e determinante, per me come forse assomiglia un pochino a quello di un pugile che deve battersi per il titolo d'Europa e del mondo, qui davanti ci sono immensi campioni, forse io in questo momento sento un po' quello che sentono loro quando negli spogliatoi che hanno un importante appuntamento sentono lo strigolio che parte dalla punta dei piedi arriva alla punta dei capelli. Ecco, io sono un po' così e ho cercato comunque di essere conforme nelle mie scelte a questo principio, di essere appunto un prodotto del concime e della pancia del pugilato. Ho fatto una squadra che avrete notato, non è una squadra di figurine e panini, non è una squadra di collezione di fotografie, è una squadra di persone che ha, come mi ha detto qualche insegnante, soprattutto uno, è una squadra di quelle persone che hanno nel naso l'odore degli spogliatoi. Cioè io ritengo necessario, dopo tanto tempo, che il pugile torni direttamente a essere protagonista del suo destino. Vi dico la verità, noi oggi siamo tanti qui, perché siamo tutti un po' matti, guidati da una passione senza fine, una passione che ci porta a attraversare l'Italia avanti e indietro, a fare nottate attraverso questa lunga e stretta penisola pur di non mancare un appuntamento. E oggi, come succede ogni 4 anni, siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua, però, proprio perché siamo qua e siamo in tanti, ma ne mancano altrettanto tanti, io ribadisco un concetto che ho espresso nell'introduzione del mio programma. È ora, storicamente ora, di ribaltare la piramide. La nostra piramide, cari amici, la nostra piramide, per motivi storici, culturali, tutto quello che volete, è fatta in modo tale che ogni qualvolta, qualcuno deve compiere un sacrificio, questo sacrificio parte sempre dai pugili. Noi siamo qui per un motivo molto semplice, siamo qui perché ci sono i pugili. La Vox può fare meno di qualche legge, può fare meno di qualche altro braccio, può fare meno, ma anche forse meno, ma la Vox non può fare meno. Sono loro che ci sono, noi siamo qua per loro. Questo è il principio, la piramide va crescendo. È una piramide questa, che ha necessità di rimettere il pugile, non solo con i suoi pugni e i suoi guantoni, ma con il suo cervello e la sua esperienza al servizio del pugilato italiano. Perché è lui che sa cosa vuol dire andare in pugile. Ora, al di là di questi voli letterari e poetici, come forse mi ha sempre ricordato l'amico Alberto Grassa, io vorrei essere un po' più in particolare. Vorrei innanzitutto dire che io potrò anche avere i voli pindarici, potrò avere i voli filosofici e poetici, ma non sono poi scemo del tutto. Io ho preparato alle mie spalle una squadra di persone disponibili a lavorare con noi che è formata di grandi professionisti che ci devono guidare verso le televisioni e verso il marketing. Un bravo dirigente non è quello che fa le cose, un
bravo dirigente è colui che sa scegliere le persone che fanno le cose, perché non può essere auto. Questa è la cosa fondamentale. E questa competenza non deve essere basata sul principio della parentela o dell'amicizia. Questa scelta deve essere una scelta di competenza, di dedizione, di serietà e di onestà. Ora, ed è comprensibile, io ho sentito prima la relazione del Presidente e mi sono domandato se noi abbiamo qualche problema in Italia come società dilettantistiche, come professionisti, perché i problemi sono finiti, secondo me, nel sottoscala, proprio non ce ne siamo ricordati. Noi abbiamo tanti problemi, e voi lo sapete per primi. Voi lo sapete per primi. Come fare ad affrontare questi problemi? Dunque, innanzitutto, chi pensa che io sia qui per rimangare polemiche, non ci penso neppure. In questo momento la mia faccia e i miei occhi sono rivolti verso il futuro, il passato con le sue enormi e splendenti vittorie. E qua sotto agli occhi miei c'è Roberto Camarelli, che mi ha donato uno dei più bei doni della mia vita, uno dei più bei ricordi della mia vita, quando tornando dal Palazzo dello Sport, dirigendoci verso il Casa Italia a Pechino, eravamo seduti di fianco sul taxi e mi consentì di fare il viaggio tenendo la sua medaglia d'oro in mano. Per me è stato come, forse come, non lo so, come il primo astronauta che ha messo piede sulla Luna quel giorno. Io voglio ricordare questo del passato. Le altre cose è comprensibile, giustificabile, umano, che siano state, diciamo, un po' sorvolate. Io ritengo che, innanzitutto, tanto per essere concreti e per passare alle cose, diciamo, terra a terra, bisogna partire subito con una cosa, una banalità, ma è odioso. Le società dilettantistiche che organizzano le manifestazioni, vi sapete dire perché devono pagare 50 euro di tassa di organizzazione? Lo sapete dire, non basta quello che fanno. Se le finiamo tutte con questo obolo, sono due soldi, non vogliono dirlo. Ma perché questo? Se i nostri pugili neoprofessionisti non combattono e nessuno li fa combattere perché la situazione è quella che è dal punto di vista sia economica, sia sportiva, sia internazionale. Ci sono tanti problemi che impediscono questo. Se i nostri neoprofessionisti nessuno li fa combattere, mi sapete dire perché è una società che li fa combattere con sacrifici spaventosi, andando a rompere le scatole al bottegaio che ti dà 50 euro, all'amico che ti tiene da 30 e alla società e all'azienda che te ne dà 200? Perché questo deve pagare pure gli altri? Non è in caso di abolire questo e fare in modo che i nostri ragazzi, almeno i primi passi, li facciano nel limite del possibile sotto la tutela delle loro società, visti che comunque sono le loro società che li avviano di solito verso il professionismo. Un'altra cosa. Il dottor Branca prima ha detto che non vede, non capisce come mai si può, cioè ritiene improbabile che si possano unificare i campionati assoluti. Questo accade da altre parti. Io ritengo che sempre con un occhio, una mano sul cuore e uno sul portafoglio, invece sarebbe utilissimo unificare i campionati italiani femminili che durano tre giorni a quelli maschili che comunque contemplano un giorno di riposo. Questo semplificherebbe il problema dei trasferimenti delle società, diminuirebbe i costi della federazione, diminuirebbe i costi delle società che già non sanno come fare, le ferie, il lavoro, i problemi degli insegnanti, e soprattutto metterebbe sullo stesso piano i prima serie. I primi serie non sono uomini e donne, i prima serie sono prima serie, punto. Ora, un'altra cosa che secondo me sarebbe importantissima è questa. Ognuno di voi sa benissimo che se nella sua palestra ha la fortuna di avere ragazzi di valore, e per fortuna questi non mancano, è difficile farli combattere. Perché? Perché sono evitati. Normale, no? Si diventa male a farli combattere. Allora, io ho nel cuore una cosa che non ho inventato io, quelli che hanno i capelli come i miei, del mio stesso colore.
ancora e probabilmente se lo ricordano: il campionato italiano a squadre. Quello che si svolge, tanto per intenderci, in Germania. Un campionato italiano a squadre in cui ogni regione, quelle più piccole ovviamente abbinate assieme, presentino delle formazioni che si affrontino sulla sorta del campionato di calcio, garantendo a tutte le parti d'Italia di far combattere quindi i propri migliori, farli cimentare continuamente, garantendo un'attività di tipo campanilistico che sicuramente attirerebbe l'attenzione e l'interesse della gente. Il campionato italiano squadra, tra l'altro, consentirebbe a quelle nobili regioni che sono la Sicilia e la Sardegna, che hanno gravi problemi per far cimentare i loro ragazzi come quelli del continente, di venire da loro a farsi crescere. Non possono continuare a farsi crescere in interrompimento. Campionato italiano squadra. Io lo ricordo, ero piccolino, e a Ferrara vidi la finale con Lazio contro Toscana. C'erano Bertini, Golfarini, i fratelli Saraldi, Brandi. Era questo l'attente che componeva le formazioni, cioè che era la statura della squadra nazionale. Ora, questa è una cosa che va studiata bene, ma secondo me se l'hanno fatta tanti anni fa, non credo che non siamo così imbecilli da non poterla fare oggi. Per quanto riguarda l'attività amatoriale, concordo perfettamente con quanto ha detto il dottor Brasi. L'attività amatoriale deve essere principalmente al servizio delle società egoistiche, perché è da essa che trae l'infa, la scarsa l'infa, la povera l'infa, la società egoista. Non si può pensare che le palestre che abbiamo di fianco alle nostre ci facciano concorrenza, portandoci via gli amatori sotto cifre fasulle, sotto nomi fasulli, perché quei soldi non servono ad arricchirci, servono a far andare avanti la società, altrimenti chi la fa andare avanti? Ma chi la fa andare avanti? Ora, un'altra cosa che io ritengo fondamentale, sto andando, come vedete, molto a ruota libera e non leggo perché non sono capace, sono un insegnante che è incapace di leggere, io devo andare così perché altrimenti un'altra cosa fondamentale secondo me è questa, il mio programma, è quello di avere stabilite le incompatibilità. Chi ha avuto la bontà e la pazienza di leggere avrà detto che io ritengo che sia disdicevole, discutibile, equivoco, che chi ricopre posizioni importanti nella federazione pugilistica abbia propri parenti e familiari a stipendio della federazione pugilistica. E ora mi faccio un caso. Allora, non capisco benissimo, questo non è affatto, per l'amor di Dio, non è affatto segno di disonestà, di cose sporche, per l'amor di Dio. Ma come diceva Giulio Cesare, mia moglie non solo non deve mettermi d'accordo, ma mia moglie deve essere al di sopra persino del sospetto. E allora, per evitare sospetti, chiacchiericci, cose maliziose, evitiamo che qualcuno abbia un familiare, perché famiglia la teniamo tutti quanti. Un'altra cosa, secondo me molto importante e utile, è quello che peraltro è già stato anticipato da Brasi, di creare un feeling assoluto, una collaborazione totale con la Lega Professionista, alla quale sommessamente dico che sarebbe pure utile, se prenderà il vigore e la credibilità necessaria, aggiungere anche l'altra voce, che è quella dei pugili, attraverso il neonato sindacato di pugili e dei pugili. Perché? Perché la Lega Professionisti deve avere larghissima autonomia, in quanto i problemi dei pugili professionisti non sono quelli dei pugili dilettanti. I problemi del pugilato dilettantistico non sono i problemi del pugilato dilettantistico. Però, il pugilato, e guardo negli occhi Roberto Camarelli, perché ieri me lo ha confermato alla presentazione del libro di Dario Proverbi, il pugilato è un unico corpo. Non esistono dei corpi. Esiste un corpo che è fatto dalla parte destra, esiste un corpo che è fatto dalla parte sinistra. Nessuna delle due parti è superiore all'altra. Una funziona perché funziona l'altra, altrimenti si è mutilata. Noi che viviamo la quotidianità della palestra, sappiamo benissimo che i ragazzi arrivano a un'età fatica,
sono grosso modo i 20, 21, 22 anni. I ragazzi hanno due sogni, noi tutti abbiamo avuto sogni, sia che giocassimo a pallone, sia che corressimo in bicicletta, sia che saltassimo in alto. Due sogni noi avevamo, ed erano le Olimpiadi della Valdezzurra ed era il campionato del mondo. Vero o no? Allora, i nostri ragazzi, persino i più scarsi, talvolta in maniera imbarazzante, arrivano in palestra e vogliono alimentare questo loro sogno. La maglia azzurra e il campionato professionista. Tanti partono, pochi arrivano. È la legge della vita e la legge dello sport. Tanti partono, pochi arrivano. Però a questi ragazzi noi questo sogno dobbiamo lasciarlo. E questo sogno è fatto consentendo a tutti i ragazzi, senza lasciare indietro neppure uno, di poter aspirare alla maglia azzurra indipendentemente da dove, dai colori che si indossa sulla cantiera, indipendentemente da dove si è nati, indipendentemente dal dialetto che parlano i nostri maestri. Ognuno ha il diritto di sperare e giocarsi le proprie chance attraverso una selezione che sia naturale. Quello che si diceva prima riguardo ai corpi in divisa dello Stato è un problema grande. Noi dovremmo elevare un monumento ai corpi in divisa dello Stato, ma noi dobbiamo pensare pure che a fronte di, non so, 2.000, 3.000, 5.000 ragazzi infortunati che possono accedere a questa strada sono un pugno. E gli altri? Allora, io sono andato a prendermi un dato, l'ho preso dalla pagina 93 del bilancio del CONI 2011. Per l'attività degli azzurri, ai quali, ripeto, dobbiamo monumenti in ogni piazza d'Italia, sono stati spesi 2.684.327 euro. Per l'attività sono stati spesi 460.000 euro e 89, vale a dire circa 5-6 volte meno dell'attività azzurra. Ora, noi su tutti sappiamo che se dei ragazzi come questi davanti a me sono delle Formule 1, necessitano di strutture da Formula 1. Però non possiamo neanche lasciare che gli altri finiscano nel dimenticatoio o non abbiano aria per respirare, perché poi altrimenti se si secca il boschetto, se quando le grandi querce cadono non abbiamo l'alberello che li sostituisce, finisce tutto, finisce dilettantismo, finisce professionismo, uno è legato all'altro, il dilettantismo è l'alimento, dovrebbe essere l'alimento del professionismo futuro. Il professionismo è il motivo per cui tanti ragazzi accedono per la prima volta in palestra sognando di diventare Pacquiao e Mayweather. Questo è il discorso. Anch'io naturalmente sto correndo, scusatemi, forse faccio pure confusione, ma sto correndo perché voglio dire quante più cose posso. Faccio come quando i miei studenti sanno qualche cosa e non riesco mai a interrompere perché sono sull'argomento buono, a volte mi vado su quello che non è buono. L'AIBA. Io credo che sia indiscutibile, ovviamente, il pieno riconoscimento e la totale adesione dell'Italia all'AIBA, perché l'AIBA è il simbolo stesso del pugilato dilettantistico. Il segretario generale o chi qui davanti, glielo dico direttamente perché sono tre cose molto semplici che mi dico. La responsabilità che ha l'Italia di fronte all'AIBA è questa, secondo me, sintetizzabile in tre semplici questioni. Il rispetto della nostra sovranità sportiva nazionale, cioè in casa nostra l'Italia, quell'Italia che ha dato un'infinità di medaglie a noi stessi e all'AIBA, nobilitando la nobile arte, è grado di sbagliare da solo. Non ha necessità di avere tutele straniere. Poi ci dovranno spiegare per bene qual è il sottile filo che divide il dilettantismo dal professionismo.
noi desideriamo che non ci siano, come si può dire, quasi talvolta si ha la sensazione che siano porte di hotel che girano, per cui uno è impresso a seconda delle circostanze. Noi vogliamo sapere chi è dilettante e chi è professionista. Infine, cosa fondamentale, l'Italia sarà lieta e onorata di lavorare con l'AIBA, si siederà con l'AIBA, ma nessuno, lo dico qui appassionatamente, nessuno pensi che mai alcuna società italiana sia disposta a lasciare indietro il più umile e modesto degli schoolboys in base a principi che non ci appartengono e non appartengono alla nostra cultura. Mai! Uomo che ha portato alzato il cartello, una questione brevissima, non è scritto nessun regolamento, tutto sommato, ma io tengo, cioè c'è scritto qualche regolamento, ma sono ammesse delle sezioni. Io ritengo che nell'anno 2013 si potrebbe evitare assemblee come questa, c'è bisogno di ripristinare il diritto di voto, secondo me, usando il metodo che usano negli Stati Uniti per eleggere il popolo di meno che il Presidente degli Stati Uniti. Io credo che col voto telematico, col voto per posta, con i seggi aperti nei vari comitati regionali, si potrebbe evitare di provocare questi spostamenti di scuole di persone, garantendo di nuovo ai pugili e ai tecnici di poter dire la loro. Una volta ogni 4 anni, almeno una volta ogni 4 anni. Noi tutti siamo stati testimoni del caso che abbiamo vissuto le elezioni regionali. Noi tutti sappiamo che su 200 pugili professionisti hanno scelto coloro che cosi sceglieranno i loro rappresentanti, su oltre 200 pugili se ne sono presentati 7. E questa democrazia o questa non è democrazia. E non è colpa di nessuno, abbiamo stato fatto un errore, bisogna rimediare. Pucci e tecnici devono tornare a dire la loro. Scusate, io come insegnante ho un compito che sempre si è sintetizzato in una frase economica. Noi siamo l'arco, i ragazzi sono le frecce. Noi dobbiamo prendere con i nostri capelli bianchi l'arco, tendere la freccia e farla volare lontano, perché vada lontano dove deve andare. E questi sono i nostri ragazzi che devono uscire dalle palestre migliori sempre di quando sono entrati. Devono 50 anni dopo ricordarsi di chi era il loro maestro e dire al maestro grazie, e dire soprattutto grazie, boss, per quello che hai fatto per me. Questo è il principio.